Ebbene, carissimi amici, siamo di nuovo qui in un appuntamento insieme sul mio canale YouTube, perché oggi vado a parlarvi e vado a presentarvi un nuovo metodo per andare a vincere ogni mese. Quest'oggi non parleremo di un metodo spia, bensì parleremo di un metodo mensile, dove andremo a ricavare un'unica previsione sulla ruota di Cagliari da giocare comodamente per tutto l'arco del mese in corso. Il metodo si intitola L'oro di Cagliari, è un metodo che vi farò vedere molto potente. Per i forti giocatori di ambata diventa un metodo interessante perché giocheremo un solo estratto sulla ruota di Cagliari con un'unica previsione mensile e chi mi contatterà in privato, l'indirizzo mail che metterò in descrizione, potrà sapere e conoscere le modalità di accesso al metodo completo con soli 8 ambiti su unica ruota di gioco di Cagliari. Il calcolo è davvero molto semplice. Dovremo fare una semplice operazione matematica tra il quinto estratto di Torino più il fisso 73, però il calcolo lo faremo alla sesta estrazione di ogni mese. Quindi prenderemo la sesta mensile, in questo caso 61 più 73 fa 134, meno 90, ambata secca 44. E giocheremo 44 per massimo 13 colpi, quindi a partire dalla sesta estrazione dalla settima estrazione mensile, perché alla sesta facciamo il calcolo. Andiamo a vedere se questo 44 è andato a pagare. Come potete notare, il 44 sortisce sulla ruota di Cagliari. Ok? Vediamo a febbraio, sesta mensile, quinto di Torino più 73, otteniamo 103, meno 90 fa 13. Vediamo se il 13 paga sulla ruota di Cagliari. Ed eccolo qui, il 13 sortire sulla ruota di Cagliari. Il gioco va dalla settima mensile del mese precedente alla sesta del mese successivo, che coinciderà con la nuova estrazione di calcolo. Eccolo qui, ancora vincenti. Sesta mensile del mese di marzo, quinto di Torino più 73, otteniamo 129, meno 90 fa 39. Vediamo se è uscito il 39 sulla ruota di Cagliari. Il 39 si presenta, eccolo qui, sulla ruota di Cagliari due volte, doppia vincita, 1 e 2. Ok? Aprile, sesta mensile, quinto di Torino più 73. Questo è un calcolo, cari amici, potentissimo, vi consentirà di ottenere un'ambata fortissima e anche per l'ambo il metodo è molto forte. Otteniamo 149, meno 90 fa 59. Vediamo il 59 su Cagliari. Si è sortito. Allora, mi sembra di no. Rifacciamo il calcolo, vediamo un po'. Quindi sesta mensile, quinto di Torino più 73, 59. Però noto che il 59 è presente in data di calcolo. Quando succede questo, sarebbe consigliabile fare il più 1, quindi diventerebbe 60 praticamente. Andiamo a vedere se il 60 è uscito. Allora, in questo caso abbiamo un esito negativo, da quel che mi sembra, però ci sta, non è un problema. Andiamo a vedere il mese di maggio, sesta mensile, 17 più 73, quinto di Torino più 73, 90 sulla ruota di Cagliari per il mese di maggio. Allora, vediamo un po'. Il 90, guardate. Io controllo attentamente perché è facile che poi sfugga la vincita. Il 90 sortisce a Cagliari, quindi maggio vincente.
nel mese di giugno, alla sesta mensile del mese di giugno. Quinto di Torino più 73 viene 120, meno 90 fa 30. Ambata secca 30 sulla ruota di Cagliari. Eccola qua a sortire il 27 di giugno. Andiamo a vedere se c'è un altro esito. Mi sembra di no. Ok, andiamo nel mese di luglio, sesta mensile. 87 più 73 fa 160, meno 90 fa 70 sulla ruota di Cagliari. Vediamo un po' nell'arco dei 13 colpi, ecco 70 a Cagliari, sortire in data 1° di agosto. Andiamo alla sesta mensile di agosto, 68 più 73, 141, meno 90 fa 51. Ambata secca 51 sulla ruota di Cagliari, eccola qui. Eccola ancora qui il 51. Vedete come il negativo con il doppio esito ce lo siamo già lasciati alle spalle. Sesta mensile di settembre, 47 più 73, abbiamo 120, meno 90 fa 30, ambata secca 30 sulla ruota di Cagliari. Eccolo il 30, sortire sulla ruota di Cagliari. Sesta mensile di ottobre, 53 più 73, 126, meno 90 fa 36. Vediamo il 36 sortire in data 28 di ottobre. Ok? Vediamo un po' fino all'ultimo colpo. Ok, sesta mensile di novembre. 54, quinto di Torino più 73 fa 127, meno 90 fa 37, e il 37 lo vediamo cadere il 28 di novembre. Vediamo dicembre se me l'ha caricato. Mi sembra di no, andiamo a vedere. Dicembre, vabbè, lo controllate voi perché mi ha dato un errore sul caricamento della pagina. Vediamo gennaio, sesta di gennaio 2018, 71 più 73 fa 144, meno 90 fa 54, ed ecco il 54 sortire sulla ruota di Cagliari. Ultimo colpo, ancora 54, sesta di febbraio, quinto di Torino, più 73, avete 130, meno 90 fa 40, quindi 40 si presenta il 17 febbraio sulla ruota di Cagliari. Andiamo alla sesta di marzo, quinto di Torino, più 73, avete l'89 come ambata. Vediamo un po' cosa è accaduto. Ambata secca 89 il 29 di marzo. Ok, sesta mensile di aprile, quinto di Torino 78 più 73 fa 151, meno 90 61 a colpo, 61 a Cagliari, ancora 61 a Cagliari il 24 di aprile. E ancora 61 a Cagliari il 10 di maggio. Sesta mensile di maggio, quinto di Torino più 73 fa 131, meno 90 fa 41. Ambata secca 41 sulla ruota di Cagliari. Andiamo un po' a vedere cosa è accaduto. 41, questa è stata l'ultima vincita del 2018. 41 sulla ruota di Cagliari, non ha fallito. Avete visto che da gennaio 2017 ad oggi ho ottenuto solo un negativo, solo un negativo, e ovviamente recuperato anche da diversi esiti positivi, esiti multipli. Adesso veniamo a noi. Guardate cosa noi andremo a vincere sulla ruota di Cagliari. Quinto di Torino più 73. Fate voi il calcolo anche con la vostra calcolatrice, viene il 90.
Quindi, cari amici, prepariamoci a vincere il 90 sulla quota di Cagliari. Lo mettiamo anche in terza posizione determinata, perché avete visto che molto spesso l'estratto cade in terza posizione. Questo 90 a Cagliari non è forte, è fortissimo. Attenzione a giocarlo bene. Chi mi contatta in privato potrà avere la possibilità di accedere, avere informazioni su come accedere al metro completo con 8 ambi su Cagliari, e vi posso dire che il metro per ambo secco è molto molto valido. Quindi, cari amici, questo è l'oro di Cagliari. Lascio a voi anche la curiosità di controllare mesi passati, anni passati, per valutare anche quella che è la bontà di questo lavorato. Avete visto che quanto è potente questo metodo, e giocare un solo estratto su una sola ruota con questa continuità ritengo che sia veramente importante, e non sia, diciamo, una cosa che possono realizzare altri metodi, perché questi sono metodi studiati da me in maniera molto particolare e molto accurata. Quindi, nella speranza di avervi fornito un altro strumento per andare a vincere il gioco del lotto, io spero che arrivi subito questa vincita con il 90 sulla ruota di Cagliari e che possiamo festeggiare ancora insieme una grande vincita. Per adesso un saluto a tutti, Mr. Sbancolotto.